tutti ragazzi, sono Sergio del Bedroom sul mio canale. Vi ho annunciato questo video nel video del pronostico della finale dell'Europa League. Qua sopra, ragazzi, lo trovate. Insomma, ragazzi, e vi ho detto che avrei portato la collezione delle mie magliette da calcio. Allora, tutte le magliette da calcio, ragazzi, sono qui dentro, quindi potete capire che ce n'è un bel po' che ci aspettano. E partiamo però, ragazzi, dalle non magliette, perché comunque ho anche altra roba. E cominciamo da questi, che li ho appena usati perché ero a giocare a calcetto, che sono, ragazzi, i pantaloncini del Palermo, stagione 2015-2016. E voi dite che me ne frega dei pantaloncini del Palermo, ragazzi, perché mi ha regalati il Palermo, che è venuto la Coppa Carnevale, che a Viareggio, c'è il torneo di Viareggio, ogni marzo-aprile, ragazzi, e era un albergo dove lavora mio familiare, ragazzi, mi hanno regalato i pantaloncini. La stessa cosa l'ha fatta nella stagione 2016-2017 il Toronto, che mi ha regalato questa bellissima felpa dell'Adidas, ragazzi, con le tre strisce sui fianchi, tutta originale, quella usata proprio dai giocatori nei prepartita o nel riposo. La tipo la metto tutti i giorni per andare a scuola, perché veramente mi piace veramente tanto. Passiamo, ragazzi, al blocco maglie. Sono veramente tante. Anzi, è un po' mi è anche toccato lasciarle fuori. Anzi, mescoliamo. Allora, partiamo dalla prima maglia. Stagione 2005-2006, credo. Maglia della Juventus, come potete vedere. Maglia autentica. Appunto, guardate qua com'è fatto il logo. Proprio in stoffa, non è cucito. Numero 1, non c'è scritto nessuno, dovrebbe essere buffone questa maglia, però guardate anche il paragomiti. Purtroppo è una taglia che non mi sta, è quello l'unica pecca. Mi hanno regalata questa maglia, ragazzi, l'ho usata tipo un paio di volte per fare il portiere a calcetto e torna anche bene. Seconda maglietta, stagione 2009-2010. Maglia del Milan, maglia di d'allenamento. Anche questa, ragazzi, guardate qua come è fatto il logo. Non è cucito, è stampato. Così come quello dell'Adidas, che c'è proprio la stampatura. Questa, ragazzi, anche questa è regalata dal Milan. Anzi, questa era anche la mia, dall'Inter, che era in albergo. Sempre nella stagione 2009-2010 e l'Inter giocò con il Milan, ragazzi, e sapevano che era tifoso milanista e mi portò la maglietta del Milan. Questa è un po' strana, però succede. Andiamo avanti. Terza maglietta, ragazzi. Anzi, siamo sull'altro lato. Stagione 2016-2017. A molti piacerà, ragazzi, la maglia del Napoli. La terza. Mi è piaciuta, ragazzi, l'ho presa a Venezia. Non chiedetemi perché. Proprio ufficiale della Serie A. E stampata però col mio nome dietro. Stampa l'ho fatta fare nella mia città. E ci ho giocato a calcetto oggi e mi piace veramente tanto questa maglia. Mi piace veramente tanto, ragazzi. Mi piace veramente tanto che tipo l'andosso la maggior parte delle volte a giocare a calcetto. Una delle mie preferite. La terza, non aveva la prima, che costava soldi che non avevo dietro. All'incirca. Allora, andiamo avanti. Stagione 2011-2012, ragazzi. L'anno post-scudetto del Milan. E questa è la terza maglia. Non ha la patch della Serie A, purtroppo. Anche qui stampata col mio nome. Vedete qua, c'era quell'anno lì il logo, se lo trovo, oro. Così come il simbolo dell'Adidas, con la bandiera dell'Italia sul petto e i numeri praticamente bianchi, con lo scudetto ancora. Ultimo scudetto leale. Vabbè, sto scherzando. Andiamo avanti, ragazzi, altra maglietta. La stagione 2008-2009, ragazzi, questa è stata un capriccio. Una maglia dell'arbitro. L'ho trovata. C'era un negozio di allenatore nella mia città che adesso ha chiuso, c'è una Conad, purtroppo. E la maglia gialla dell'arbitro, mi piacevano troppo gli arbitri, infatti ho iniziato facendo, diciamo, l'arbitro clandestino. Logo dell'Italia, Associazione Italiana Arbitri. E anche questa, ragazzi, c'è. Guardate dietro com'è sporca, l'ho veramente usata. Ha quasi 10 anni questa maglia. Avevo 8 anni quando me l'hanno regalata. L'ho veramente usata e riusata. Guardate anche qua sulle maniche, Associazione Italiana Arbitri.
Usateli, usate ragazzi, botte, quando fa l'arbitro ovviamente ti insultano di più di tutto, basta guardare i miei episodi ragazzi di FIFA, soprattutto la carriera, fate ne dico l'arbitro. Andiamo avanti, stagione 2013-2014, sempre Milan, terza maglia, qui non c'è stampato nessuno dietro, questa trovata a 20 euro in stock, un negozio vicino alla mia città. La maglia che tipo il Milan usò due volte, una contro la Roma quando la presentò l'anno prima, fece 0-0, l'anno dopo a Madrid con l'Atletico Madrid che tipo ci spellò in Champions League 4-1, l'ultimo anno cioè l'anno dell'ultima Champions League col Milan. Guardate dentro, ragazzi, c'è proprio questa bandiera dell'Italia. Non so, forse l'impianto di uno scudetto, non lo so. Il problema è che questa è una taglia veramente grande, ragazzi, cioè ci rientro due volte qua dentro, sono 1,80 m. Anche questa un paio di volte l'ho usata per giocare a pallone. Andiamo avanti. Stagione 2011-2012, sempre ragazzi. Quell'anno lì dello scudetto fece il pieno. Sempre maglia in Milan, la seconda, questa qui. Non c'è la patch della Serie A, stampata col mio nome, anche questa. 46 perché tirai a caso il numero, ragazzi, dall'1 al 99. Beccai il 46 e feci le maglie col 46. Anche qui, ragazzi, scudetto, presa nella mia città, fatta fare su misura. Anche questa, ragazzi, l'ho usata veramente tantissimo. Non lo so, ogni tanto la rimetto, ma non molto frequentemente. Andiamo avanti. Stagione 2017-2018. Non è ufficiale, però ricordo di Roma. Maglia di Ciro Immobile. Presa a Roma, ragazzi, l'ha presa mia mamma. Purtroppo qua ufficiale costava veramente tanto, quindi ragazzi mi sono contato di questa. Un paio di volte per giocare a calcetto l'ho usata. E niente, ho un ricordo di Roma, ragazzi. Mi piace. Mi piace. Andiamo avanti, stagione 2010-2011. Però non si tratta di calcio, qua ragazzi, si tratta di hockey su pista. E qui faccio un inciso, che nella mia città ragazzi è famosa per l'hockey su pista, lo sport più in voga, da cui la squadra della mia città ha vinto uno scudetto proprio l'anno 2010-2011, ragazzi. Ed è il giocatore che purtroppo si ritirerà quest'anno, Mirko Bertolucci, ma il numero 85. Bianconeri, praticamente quell'anno lì si riprese più o meno la maglia della Juventus, quell'anno lì. Cioè, proprio questa qua la maglia che usano in campo perché le farò tutte uguali, le fanno e le vendono praticamente. Prossima maglia, stagione 2013-2014, ragazzi, questa è stata usata in campo. Questa è stata usata in campo da Benussi, Udinese, patch della Serie A, anche sporca di terra perché giallina. Benussi, ragazzi, con la firma. Devo averci fatto anche un episodio, credo numero 3 della carriera con l'Udinese. Se andate a vedere la playlist, ragazzi, lo trovate tranquillamente. Comunque, ragazzi, cliccate qua sopra, c'è il link, non vi sbagliate. Mi piace, cioè. Ha un suo che trovata in sconto a 40 euro, ragazzi, l'ho presa subito. Con la firma e tutto quanto. Assomiglia molto alla maglia Donnarumma usata quest'anno col Milan. Anche se purtroppo è una stagione da dimenticare. Andiamo avanti, non ce ne sono ancora tantissime, stagione 2017-2018, ragazzi, bianconero, ma non è la Juventus, è l'Udinese, un'altra maglia Udinese, anche questa ufficiale, con la patch della Serie A, anche questa, ragazzi, mia, 29, ragazzi, è il mio giorno di nascita, se lo avete capito, e poi, tanto quest'anno faccio 18 anni, come troverete il video, un 29 di qualche mese, e questa è stata, diciamo, un capriccio che mi sono levato a Natale. Ricordi Natale che mi sono fatto da solo. In questa, ragazzi, maglia che usano in campo, pagata un pochino, dacia, vortice e maglia di indietro. Che questa la uso frequentemente per giocare a pallone. Andiamo avanti. Stagione 2015-2016. Anche questa usata in campo. Atalanta. Questa maglia è stata usata proprio contro la Juventus. Quindi vuol dire che tipo Dybala ha toccato questa maglia, Mandzukic ha toccato questa maglia, Bonucci ha visto e ho toccato questa maglia, ragazzi. La maglia di Andrea Masiello, che è mio parente, non di sangue, però diciamo acquistato. È andato domenica contro il mio Milan, ci ha fatto anche gol. Infatti ho postato una storia su Instagram domenica sera, con la maglietta. Anche qua, ragazzi, si vede che è proprio ufficiale anche dai numeri bucati che ci sono, forse c'è poca luce, non si vede. E lo stemma, ragazzi, che non è assolutamente cucito. Sta crescendo un monte così di maglie qui sotto. Andiamo avanti.
Stagione 2016-2017 non è la maglia da gara, è semplicemente la maglia ufficiale d'allenamento del Milan. Questa, anche questa qua trovata 35 euro a un outlet, anzi neanche un outlet, è un negozio di sport, che però metteva in sconto le maglie dell'anno scorso, ed è qua, non è cucito, è saldato, e come vedete qui, anche le strisce Adidas incollate sotto il braccio. Andiamo di nuovo avanti, stagione 2016-2017, non è stata usata in campo, ma potrebbe esserlo stato. Prima abbiamo detto Lazio, quindi noi diciamo la Roma. La Roma, ufficiale, patch della Serie A sempre presente, maglia di un giocatore che a me piace veramente tanto, ma avete visto perché avete sbirciato, Raja Nainggolan. Fatta fare nella mia città, ragazzi, anche con 35 euro ho fatto fare pure questa maglia. Io nel prendere maglie, ragazzi, sono un asso. Fatta fare con 35 euro. È un giocatore che mi piace particolarmente, Nainggolan, a dire la verità. A dire la verità. Andiamo avanti. Ce ne sono ancora più poche. Stagione 2010-2011, l'anno del nostro scudettissimo, l'anno in cui Zlatan venne a Milano, maglia anche questa ufficiale della Serie A, con la patch della Serie A, ragazzi. Questa però ho un forte rammarico di non aver potuto attaccare, ragazzi, i numeri ufficiali. Qui scelsi 89 perché tirai i dadi anche quell'anno lì, ragazzi, non scelsi il 29. Anche questa qua, ragazzi, nell'anno era un quinto elementare questa maglia e tipo ero fogatissimo. Tutti i giorni la indossavo a scuola sopra il grembiule, dappertutto indossavo questa maglia. Si va all'anno dopo, stagione 2011-2012, ragazzi, con la maglia ovviamente dell'anno dopo. Cioè, vi ho presentato la terza, poi la seconda, adesso viene la prima. Questa l'ho prestata, quindi ho dovuto anche ritardare la registrazione del video. Serie A. 7 coppe. Scudetto. Club più titolato al mondo. E anche qui, ragazzi, come le altre, dietro sempre il mio nome. Andiamo avanti. Stagione 2008-2009. Quella dell'arma dell'arbitro, ragazzi. Ancora Andrea Masello si presenta di nuovo nella mia collezione. Patch della Serie B questa volta. Serie B. Questa è proprio la maglia con cui il Bari ha festeggiato la promozione in Serie A. Guardate qua che tessuto, sembra fatta di non lo so, boh. Scrivetemi nei commenti il materiale. Ci entravano tre persone in questa maglia. In questa, ragazzi, firmata, autografata, usata fino all'inverosimile questa maglia. Adesso ce n'è più due. Tra cui la stagione 2015-2016, maglia del Milan, l'anno in cui si arrivò ottavi, 7 coppe, Serie A sempre il 29 presente dietro, ragazzi. Questa la presi l'anno prima, la pagai veramente poco, la pagai 55 euro. La feci fare sul sito dell'Adidas. La feci fare sul sito dell'Adidas. Non so perché la mise veramente così poco. Anche questa è una delle mie preferite, gioco spesso con questa. Si viene all'ultima, l'ultima cosa qua viene proprio dall'estero, viene da Barcellona, è la maglia del Barcellona. Stagione 2012-2013, ragazzi, 2 anni dopo in cui la vinsero, questa è di Messi. Purtroppo devo aver lavata male, c'è una toppa perché si è strappata in un cancello e niente. E Lionel Messi. Ragazzi, queste sono tutte le mie maglie, ce n'è una che non trovo, che purtroppo ho dovuto lasciare fuori, ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale. E torneremo, ragazzi, con altri video. Cioè, vi faccio notare. Allora, scelte per giocare a pallone, ragazzi, fatemelo sapere. Lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Magari, chi ne sa, potremmo parlare di mondiali? Non lo so. Alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.